Ciao a tutti, benvenuti su TV Gio. Primo appuntamento del mese di maggio. Cosa vi posso portare? Il tema di questo mese è il futuro e quindi oggi vi porto una serie che vi consiglio caldamente che si chiama Upload. È una serie che trovate su Amazon Prime Video da 10 episodi, uscita nel 2020, sul genere commedia, però fa anche riflettere parecchio. Di cosa parla Upload? Praticamente ci troviamo in un futuro nel quale al posto del fantomatico al-di-là, l'al-di-là è semplicemente stato concretizzato in una sorta di upload, appunto, quindi in un sito nel quale le particelle della persona che passa a miglior vita passano effettivamente a miglior vita, in un universo virtuale nel quale i propri cari pagano una sorta di tassa e grazie a questa tassa le persone passate in questo upload possono tranquillamente vivere addirittura nel lusso, lussi che non si potevano permettere in precedenza, hanno il supporto psicologico, possono soprattutto vedere i propri cari ancora in vita. È una cosa che fa riflettere tantissimo perché appunto ci fa pensare a un ipotetico futuro che non avevamo mai immaginato. Cosa succede? Ovviamente ci sono dei moderatori che vanno a gestire appunto tutte queste anime virtualizzate e i loro cari che appunto gestiscono il patrimonio economico, e ci sono diversi livelli in questo upload. C'è il livello di lusso tra virgolette nel quale i propri cari appunto continuano a pagare per mantenere in vita virtuale il proprio caro passato nell'aldilà, non so più come definire questa cosa, e invece ci sono quelli più poveri che pagano una tassa minore o comunque vengono pagati, mi sembra, dallo Stato, possono permettersi di continuare in un certo senso a vivere virtualmente ma con un budget molto più ridotto, col risultato che appena finito il budget, questo vale per tutte le anime in upload, si bloccano, si frizzano fino a che qualcuno non gli dà ulteriori soldini. Da questo upload loro possono ovviamente telefonare i propri cari, possono vederli virtualmente, i propri cari possono virtualizzarsi anche loro per passare di nuovo del tempo con la persona amata e via dicendo. Insomma, un universo apparentemente fantastico, perché comunque tutti sogniamo di poter rivedere i nostri cari, poterli riabbracciare, poterli rivivere in un certo senso, quanto mai ipoteticamente è una cosa forse irrealizzabile, ma chi lo sa, magari in un futuro la tecnologia avanzerà talmente tanto che invece sarà possibile fare una cosa di questo tipo. Perché dovreste guardare Upload? Per il tema di questo mese è superlativo, perché andiamo a riflettere, a dare una risposta ipotetica a cosa c'è dopo la morte. Quanti di voi si sono sempre chiesti cosa c'è dopo? C'è chi religiosamente pensa che ci sia una divinità, una sorta di paradiso e di inferno. C'è chi pensa che ci reincarneremo in qualcos'altro a seconda della nostra condotta in vita. C'è chi pensa, ovviamente in maniera molto molto cinica, che verremo sotterrati o finiremo in cenere e basta e la cosa finirà lì. E poi c'è questa ipotesi molto carina e secondo me in un futuro forse fattibile, per il quale noi continueremo a vivere la nostra vita, come è come essere immortali praticamente questo upload, perché tu vivi la tua vita, muori nella tua vita, ma continui poi in un certo senso a vivere virtualmente la tua stessa vita, anche se non costantemente in presenza dei tuoi cari, ma in questo albergo nel quale ci sono tutte le persone intorno a te. E tra l'altro una cosa molto carina che mi è piaciuta un sacco è il modo nel quale loro raggiungono l'upload, oltre al fatto della tassa e via dicendo. Praticamente i moderatori prendono una foto della persona che vuole essere uploadata, la modificano, la sistemano, gli mettono l'outfit, insomma tutte queste cose qua, e poi la proiettano in questo mondo dell'upload, che ha delle regole ovviamente, perché per dire c'è tipo un flusso di pixel che non va mai toccato, non mi ricordo bene che nome ha, perché altrimenti la persona si smembra di tutte le sue particelle e non torna più. Una volta che il cliente, tra virgolette, perché di clienti si tratta, viene uploadato, viene ovviamente smistato o nell'albergo di lusso nel quale appunto sono tutte queste anime da varie epoche così che interagiscono, oppure allo stesso modo nei bianchi o
non mi ricordo, hanno anche questi un nome specifico, è troppo tempo che l'ho vista, però ve ne volevo parlare perché era in tema, che vivono in una sorta di caserma, cioè a me è venuto in mente un ospedale, una caserma, nel quale comunque ci sono tutte queste stanze bianche, senza arredi, senza niente, perché quelli ovviamente costano, dove le persone sono lì a contarsi i loro soldini per evitare di rimanere senza. E secondo me fa riflettere tanto anche sul discorso della tecnologia. Più andiamo avanti, più ci stiamo rendendo conto di venire assorbiti dalla tecnologia che continuamente progredisce e avanza. E questa da un lato è una cosa molto positiva, perché comunque non ci fermiamo mai, il progresso non si ferma mai, e questa appunto è una cosa molto positiva perché ci permette di fare tante cose che già solo 5 anni fa non potevamo fare. Allo stesso modo però ci fa riflettere sul fatto che pure una cosa così surreale quasi come la morte venga digitalizzata in maniera ambivalente, perché comunque da un lato è bello poter riabbracciare i propri cari, dall'altro biologicamente è una cosa innaturale, perché comunque è giusto, tra virgolette, che ci sia un ricambio nell'umanità. Cioè, passatemi questo discorso molto cinico, però effettivamente è vero, cioè la morte esiste perché altrimenti se nessuno morisse ci sarebbe una sovrappopolazione. Questo tipo di progresso tecnologico potrebbe effettivamente aiutare in questo senso, perché non andrebbe a danneggiare la crescita demografica mondiale, ma allo stesso tempo permetterebbe alle persone che passano a miglior vita a passare effettivamente una miglior vita e non a una miglior morte, dipendentemente da come essi possano morire. C'è un personaggio effettivamente che fa riflettere tanto su questa cosa, che è un bambino che è morto prematuro, cioè non morto prematuro, però è morto in giovanissima età per una malattia che viene uploadato. Questo bambino mentalmente continua a crescere, quindi nel momento in cui noi lo conosciamo, lui mentalmente ha 18 anni, ma nel corpo ne ha ancora 10-12. E questa cosa lo frustra tantissimo, perché giustamente lui ha delle pulsioni sessuali, ha dei gusti che cambiano anche in base a come cresce la sua testa, però all'esterno è sempre un bambino, il suo desiderio più grande è quello di crescere, tant'è che il suo migliore amico dell'epoca, che invece è ancora in vita, lui è cresciuto e non ha più interesse a interagire con lui, per quanto la sua mente sia cresciuta. E questo ti fa capire, per esempio, che ci sono delle morti ingiuste nel mondo, ci sono delle persone che muoiono ingiustamente, a cui farebbe piacere poter continuare a vivere, ma fino a che punto? Fino a che punto l'upload potrebbe risolvere questo loro problema? In questi casi sarebbe una miglior soluzione lasciarli andare oppure provare a continuare a farli vivere? Un po' questo mi ha fatto riflettere tanto, questa cosa. Il progresso tecnologico aiuta e non aiuta, cioè è un discorso molto fantasioso in questo momento preciso della nostra vita umana, però allo stesso tempo è un discorso ambivalente, appunto. Non so più come definire questa cosa, però spero di essermi spiegata. La tecnologia ci inghiottirà al punto che anche le cose tradizionali verranno digitalizzate, oppure per qualche lato della nostra vita continueremo a mantenere le nostre tradizioni umane? In ultimo, una cosa forse marginale, però analizzata abbastanza bene, sono le relazioni. Relazioni con le persone morte, principalmente. Brutto da dirsi, però è così. Il nostro protagonista sta insieme a una ragazza che lui sta per lasciare nel momento in cui se ne va. Ragazza che poi invece si fa carico della spesa per poterlo uploadare. Lui rimane vincolato a questa persona per quanto lui non voglia più avere niente a che fare con lei, perché questa altra persona non riesce a separarsi da lui, non vuole separarsi da lui, per quanto lei in cuor suo sappia che lui non prova più dei sentimenti per lei. E questo fa riflettere anche sulle relazioni di due persone in vita, quando una persona per abitudine continua a stare con l'altra perché sa che l'altra è completamente e totalmente innamorata di lei e non riesce a lasciarlo andare via. In quanto esseri umani abbiamo un cuore, non tutti abbiamo il coraggio di dire faccia a faccia non ti voglio più, non ti amo più, ti lascio. E quindi questa è una cosa che fa sicuramente riflettere, perché capita che effettivamente ci siano delle persone legatissime ai loro cari, ai loro morti, al punto da non riuscire a lasciarli andare. Questo ti fa capire anche i sottili dettagli delle relazioni umane. Insomma, penso di avervi fatto un quadro generale, forse anche a tratti un po' confuso, di questa serie, ma io Upload ve la consiglio tanto, perché prima di tutto ve la mangiate, nel senso che ve la vedete tranquillamente in una giornata. È molto scorrevole, molto divertente sotto molti aspetti e ti fa soprattutto riflettere tantissimo su questo tema. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se l'avete già vista, senza fare spoiler, se siete incuriositi dopo questo
questa recensione, se eravate già incuriositi, vi siete convinti a vederla, se l'avete vista e non l'avete apprezzata, liberi liberi. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto, se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social e se vi piace questo canale e quello che faccio, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo con il prossimo video il 10 di maggio con Danza con Joe, invece ci vediamo col prossimo TV Joe il 29 di maggio. Un bacione e ci vediamo alla prossima!